delle fonti inquinanti e dovrebbe dare maggiore certezza, oltre alla responsabilità sul piano dell'assetto squisitamente urbanistico che tocca al comune. Così come, a proposito dell'elettrodotto, quell'elettrodotto sarà, perché praticamente il punto di fondo è che evidentemente Terna e per Terna Plus Energia hanno argomenti molto più convincenti di quelli che possono essere magari altri argomenti adottati, anche perché è stata praticamente fatta la commissione del Ministero dell'Ambiente tutta una serie di sopralluoghi, e la cosa più stupefacente è il clima idilliaco che praticamente ha portato durante queste diverse sessioni di valutazione di quelli che erano gli eventuali problemi che nascevano da quel progetto, che ripeto, secondo me è un progetto legittimo perché è adottato in assoluto spregio di quella che è la metodologia usata dalla stessa Terna fino praticamente al dicembre del 2008, quel progetto praticamente alla fine rischia di rimanere com'è, perché nonostante tutte le dichiarazioni di disponibilità da parte del progettista realizzatore, intanto è fondamentalmente diversa la metodologia adottata per il pezzo di Milanova Gissi rispetto a quello Gissi Foggia, laddove stanno procedendo prima alla valutazione di tutti quelli che sono gli elementi che metro per metro possono determinare problemi. Secondo, praticamente non capirei come il Ministero dell'Ambiente, il Ministero dello Sviluppo Economico potrebbero dare luogo all'approvazione di un progetto che all'atto finale è fondamentalmente diverso da quella che è la condizione che nel progetto iniziale, nel momento in cui è stata avviata la procedura di via. Ora, capisco che per quanto riguarda il Comune di Guardia Grele il problema può essere considerato come evidentemente di minore impatto rispetto a molti altri, però visto e considerato per esempio una lanciata il fatto che Spacchi Sant'Onofrio e praticamente era il nuovo Eden dell'amministrazione Paolini nel piano regolatore Procioni, no, ma là praticamente per rendere fruibile quel terreno a chi sta già pagando praticamente i diritti derivanti praticamente dal cambio di destinazione d'uso, facendo le datrici. Ora io spero che praticamente vada tutto in quel senso, ma avrei molti dubbi. Gli stessi dubbi che mi vengono, signore, qua visto, a proposito di un'altra araba fenice che praticamente continua ad accompagnare il nostro Cristino, ma cioè la missione dello sportello unico associato Chietino Ortonese. Ora io, a me già la locuzione, il patto territoriale, mi pare che sia decisamente sorpassato, perché oramai i tempi della programmazione negoziata sono andati a farsi benedire e rimangono ancora con questi simulacri, no, di quella che era una prospettiva che valeva dal 1994, ma che oggi era. Ma poi facciamo una piccola comparazione. Il patto territoriale, veramente lo chiamo in altro modo, ma lasciamo perdere. Il patto territoriale San Valentino addirittura progetta lo sviluppo della costa dei trabocchi, automotivi, cioè praticamente di quelle che sono le magnifiche sorti progressive della nostra provincia del futuro. Il patto territoriale praticamente Chietino Ortonese, già prestito, no? Per l'insegnamento di attività produttive di beni e servizi, una gestione più economica, risorse umane e finanziarie presenti sul territorio. Le risorse umane ce ne saranno sempre di più, ma le risorse finanziarie ce ne sono sempre di meno. Quindi sarebbe opportuno magari anche ridiscutere la natura di un organismo del genere, magari invece di avere tre parti territoriali in provincia di Chieti, segnata fondamentalmente dall'incidenza Marchionne, forse è il caso di farne uno che abbracci tutto quello che può abbracciare, perché altrimenti, cioè, mi sembra che ci siano anche velocità diverse, perché da qualche lato, cioè noi abbiamo una rete di fette, no? E andarci ad attaccare a tutto. Mo io vorrei fare una battuta cattiva, non la faccio, però se noi rischiamo di avere, per esempio, la galleria del Giusto, di metterci praticamente in concorrenza della Coldiretti, che ho visto che durante praticamente quest'estate, no? Cioè se tutti i produttori, se la Coldiretti lo fa,
la CIA lo fa, facciamo tutti praticamente la stessa cosa, non so se praticamente il termine